bellezza dell'erotismo. Il momento dove scendono petali di rosa e petali di pesco dal soffitto è il momento di Simona la valigia rossa. Un applauso! Ciao Simona, benvenuta, bentornata. Intanto, ragazzi. Benvenuta Simona. Io vorrei vantarmi del fatto che Simona è con noi fin dalla prima puntata di questo programma di Facciamo l'Amore, quindi proprio dalla prima puntata. Assolutamente. E a Radio DJ hanno inserito poche puntate fa la valigia rossa, quindi delle testimonial della valigia rossa anche a Radio DJ. In una puntata di DJ Chiama Italia e in una puntata, non so se Ciao Belli o qualcosa. Mi sembra Ciao Belli anche a me. E quindi siamo onorati che la radio numero uno in Italia. Siamo dei piccoli precursori. Abbia avuto la stessa idea che abbiamo avuto noi tanto tempo fa. Quindi vuol dire che oltre a una testa di siamo anche delle teste pensanti. Ma assolutamente, Radio di Genova, la radio preferita, noi seguiamo tutti i programmi. Assolutamente. Non ci permetteremo mai, però il dato di fatto è che noi abbiamo ospitato la valigia rossa prima, per tempi non sospetti. Ora, Simona, l'angolo è tutto tuo. Allora, miei cari ragazzi, questa sera ho portato delle cose specifiche per una ragazza che vuole sedurre un uomo. L'abbiamo già affrontato questo discorso, Molto bene. Lo affrontiamo in modo diverso questa sera. Vedo Daniele tutto orecchi. Allora, una ragazza che segue un uomo. Allora, innanzitutto saluto tutti, compreso Pasquale. Ricordaci un attimo chi sei, Simo. Sono Simona della Valigia Rossa, mi occupo di benessere sessuale. Consulente di benessere sessuale. Esatto. Per la valigia rossa. Quindi vado no, a casa. No, pizze e fighi, eh. No, anzi. Ok, qui non stiamo a pettinare bambole. E soprattutto prodotti professionali, sicuri, sanitari, certificati. Sì. Bene, esatto. Benissimo. Proprio mi conoscono alla grande. Allora, io già dalla copertina del pacchetto sono arrivato, quindi il prodotto funziona. Guardate, una benda che è tutto un regalo, nel senso che se noi andiamo a vedere la io parte già dalla dietro, confezione ho finito. L'hai messo KO solo con la confezione. Quindi allora, funziona. Vedete, nella parte dietro c'è un fiocco, quindi questa benda serve proprio per adornarci, diciamo. Perfetto. È un regalo. Sono il tuo regalo. Farci spacchettare. Allora, quale delle nostre ragazze vuole indossarlo al volo? Allora, e provarlo? Vorrei fare una piccola premessa. No, per farcelo vedere, diciamo. Nicole, senti di indossarlo? Vorrei fare una piccola premessa. Lunedì prossimo, che è l'11 maggio, è anche il mio compleanno. Quindi, sarà un puntatone, ragazzi. Se qualche ragazza volesse essere il mio regalo, insomma. Beh. Che fate? Lasciate il direttore. Il direttore senza. Non lasciamo il direttore. Il direttore sta messo già ammanettato. Quindi. Allora guarda qua. Cioè, lui aspetta, Simone, aspetta. No, fermi tu. Cioè, stai dichiarando. Si è sbilanciato. Gossip. Questo è gossipissimo. Davvero? Cioè, il direttore è impegnato. Mi stai dicendo questo? Il direttore è impegnato con se stesso. Va a cagare. Prego, Simona. Prego, che Nicole è un'ora che mi chiede se c'è ancora le pallette, quelle vibranti. Prego, parlaci prego. Tu, perché a me mi sta a far diventare matto. Nicole, ce l'abbiamo le pallette, mo le tira fuori. Adesso ho aperto una scatolina. Molto carina. Che cos'è? All'interno di questa scatolina c'è della polverella scintillante. Bene, ok, spieghiamo subito, velocemente, perché, cos'è. Perché prima praticamente che noi amiamo decorarci con questo... con questa decorazione speciale. E se voi pensate ad una candela che fa luce calda, poi voi tutte scintillanti con questo bel completino, proprio mamma è l'apoteosi. Mamma mia. Scintilla e favilla. È mangiabile. Sì. È mangiabile? Anche. È anche mangiabile. Tipo zucchero filato. Sì. Addirittura. Oh, ormai sono diventato esperto, perché Simona viene sempre con queste cosine particolari e so che è mangiabile, vero? Che bello. E adesso vi faccio vedere un altro oggettino. Hai già assaggiato? Bene. E questo cos'è? Collanina. Questo è un altro oggettino della valigia rossa. Bene. È un vibratore praticamente. Perché è un vibratore. Vibra. Ma che non è vero, dai. È un ciondolo quello. Legare lì al collo ad un'altezza normale oppure anche più sotto. Bene.
E praticamente questo vibratore vi aiuta proprio a voi donne o agli uomini. Il microfono, Simo. Soprattutto quando siete in attesa al traffico oppure avete un po' di migrania. Ecco, Alessandra Mosca, quando sei in attesa del traffico, non apri il cellulare, infilate il vibratorino. Ah, che meraviglia. Rilassate, proprio. Dici che non è avete un tamponamento di nuovo? No. Siete in ritardo, non importa. Voi avete il vostro ciondolo e... Pensa se io vado in giro e riconosco il ciondolo attaccato. Ma che meraviglia, eh? È una che non usa mai il cellulare questa. Ma che sei matto? Oltretutto si può usare anche in fase orale. Nel senso, si va a fare una fellazio e Simona non ce l'hai sentito, una fellazio, ecco. E nello stesso tempo c'è un vibratorino, oh, che si può appoggiare sul... Il poeta perimetro. Marinelli chiedeva: cos'è la fellazio? Se proprio se no, è informato. Hai informato Marinelli? Sì, sì, sì. Che ne sai? Sono le più grossi che acquista qua. Che ne sai? Già. Poi un'altra cosa. Allora, questo vi ho detto, oltre a farvi passare l'emicrania, lo potete passare, Simona, sul... Lo potete passare. Tu stasera sto microfono non te piace, ma fammi sentire il grado di vibrazione di questa cosa. Guerriero, tu tutti i vibratori non li vuoi sentire? Toglie, ma non se lo può togliere, Guerriero, se lo può togliere. Hai capito? Niente, non me lo fa sentire. E quindi niente, ragazze, con questo state a posto, nel senso che vi rilassate in ogni momento della giornata. Va bene, bene, può benissimo, bastare. Può bastare. Tre oggettini, gara, fantastici. Grazie, ringraziamo Simona, la valigia, grazie, rossa. Ce l'abbiamo solo noi. E con te ci vediamo lunedì prossimo. Siamo 366 70 52 110, il nostro numero WhatsApp. Siamo